Giovedì mattina la Questura di Rimini ha fatto il punto sulla 3 giorni di controlli effettuati da tutti i reparti della Polizia assieme al reparto Prevenzione Crimine di Bologna. Il bilancio parla di 4 persone arrestate, 12 denunciate a piede libero, 700 identificati, di cui 198 extracomunitari, 11 espulsioni dal territorio nazionale, 16 le prostitute identificate, di cui 11 denunciate a piede libero. I controlli effettuati sulle strade registrano 244 veicoli fermati e 200 infrazioni al codice della strada rilevate. Inoltre sono stati controllati 17 esercizi pubblici ed elevate 7 sanzioni amministrative. Più un giorno di intense attività, ma 3 giorni di intensa attività di controllo del territorio. Il nostro Ministero degli Interni ha mandato i nuclei prevenzione crimine con un ulteriore numero significativo in questa circostanza e quindi abbiamo potuto effettuare 3 giorni di attività di prevenzione molto molto intensa. Impegnare in un territorio come Rimini, impegnare in 3 giorni circa 300 uomini che operano nelle ore delle 20, nel tempo delle 24 ore è sicuramente un dato di fatto molto positivo. Dobbiamo arrivare al periodo estivo con una conoscenza buona di quello che sono le presenze sul territorio e soprattutto di chi sul territorio in qualche modo espleta le proprie attività, sia delinquenziali che non. Per quanto concerne la prostituzione, voi sapete bene che è un mio obiettivo particolare. Il fenomeno della prostituzione deve essere attenzionato costantemente e in modo molto attento anche dalle attività investigative della squadra mobile. Per quanto concerne l'attività di prevenzione, questo fenomeno viene costantemente seguito e c'è un leggero calo, ma io dico che dobbiamo fare anche ancora di più perché si annulli completamente il fenomeno di prostituzione di strada.